Fabio, quali saranno i prossimi impegni che vedranno appunto impegnati i tuoi atleti? Allora, iniziamo adesso a gareggiare dalla prossima settimana. Sono 2 mesi circa che si allenano, tranne Damiano che si allena da 1 mese e mezzo perché ha fatto l'intervento per l'ernia inguinale che aveva. E iniziamo subito sabato e domenica prossimi con il meeting di Lamezia, dove parteciperanno parecchi componenti della squadra nazionale italiana e tutte e due si cimenteranno nella gara dei 100 dorso e dei 200 dorso. Quale sarà il loro obiettivo in queste gare? Adesso è testare un pochino la condizione dopo 2 mesi di lavoro. E non mi aspetto granché, però voglio che iniziano subito con il piede giusto per poi arrivare ai prossimi appuntamenti nella forma migliore. E il prossimo grande appuntamento sono gli europei in Danimarca. E Luca è già appunto stato convocato dalla nazionale, una bella soddisfazione questa. Sì, è il secondo anno che partecipa agli europei di vasca corta, è stato convocato per i risultati eccellenti che ha avuto l'altro anno in vasca lunga, anche se poi lui non è, diciamo, un atleta da vasca corta, però si allenerà per ben figurare e ottenere i suoi migliori tempi, anche se poi noi sposteremo l'obiettivo subito in vasca lunga a metà di dicembre. Ecco, cosa cambia dalla vasca corta alla vasca lunga? Beh, la vasca corta si addice più a atleti tecnici che sfruttano partenze subacquee e virate, mentre Luca, dalla la sua qualità più bella è la nuotata, quindi in vasca lunga si riesce a distendere e a fare recuperi eccezionali. Cosa dovrà fare invece Damiano per essere convocato? Per Damiano è difficile perché è stato un pochino sfortunato, ha ripreso a settembre, aveva un'ernia inguinale, ha dovuto interrompere gli allenamenti, fare l'intervento e poi provare questo recupero. Niente, andiamo settimana dopo settimana e vediamo se riesce a fare il miracolo.